Il Teramo passa al Dei Marsi di Avezzano per 1-2 nell'ultimo test prima del debutto ufficiale stagionale di domenica prossima nel secondo turno di Team Cup, quando al Bonolis arriverà il Cittadella. Un Teramo un po' più sciolto rispetto a quello imbalatissimo visto nell'ultima gara giocata a Rivisondoli. Al cospetto della neopromossa in Serie D Avezzano, il primo tempo è un monologo teramano con D'Agostino che apre subito le danze dopo 6 minuti per il vantaggio biancorosso. Il Teramo fa vedere alcune buone cose, colleziona diverse palle gol per il raddoppio, bravo l'estremo di casa Davino sui tentativi di Donnarumma e Bartolomei, anche errori di mira per i giocatori di Vivarini. Nel secondo tempo il tecnico teramano avvicenda 5 elementi e c'è spazio anche per il debutto di Calvano. Dopo qualche leggerezza di troppo sotto porta nel primo tempo, Donnarumma inventa dalla lunghissima distanza il raddoppio al settimo. Il gol spegne il Teramo che sbanda dietro per alcuni minuti e l'Avezzano ne approfitta per accorciare le distanze dopo un giro di lancette all'ottavo con Di Massimo. Sempre il giovane attaccante classe 96, elemento da tenere d'occhio, impegna severamente Tonti al dodicesimo. Dopodiché la partita riserva altri cambi e poco altro da segnalare: le buone prove di Amadio e Bartolomei in mediana per un Teramo seguito da un centinaio di tifosi. Diciamo che la squadra si cominciano a conoscere, si cresce, però siamo ancora in ritardo, c'è ancora tanto da lavorare, da affinare le giocate. Oggi è stata una bella partita, penso che la squadra si è impegnata, quindi questa è una cosa importante. Abbiamo avuto tantissime occasioni per far gol, ci sono stati degli errori che dobbiamo essere bravi a evitare, perché se in B se ti capita un'occasione devi far gol, quindi dobbiamo migliorare sicuramente tante cose, però faccio sempre i complimenti alla squadra che veramente sta lavorando. Stiamo un po' in ritardo perché adesso ci teniamo tanto a far bene la partita di domenica, speriamo di riuscire a fare una grande prestazione.